parentesi dopo, ma vorrei parlarvi, perché solo i programmi vi annoiano, di quello che si è realizzato in questi mesi. Si sono fatte, qualcuno dice, la più grande operazione democratica che ci sia mai stata in questo paese. A Visconti loro non sanno di essere stati registrati, dicono qualcosa di peggio. Cioè noi, dicono a Visconti, non parliamo mai di caste, di capi bastoni. Non li avete sentiti mai, apertura voi parlare? A me pare di sì. Tra questi, quelli che hanno fatto, a nostro avviso, delle false primarie, presentando la domanda all'ultimo istante dell'ultimo minuto utile nella nebbia, aspettando un altro candidato che non si sapeva se si presentasse, aveva raccolto le firme, però non sapeva. E allora io dico tre cose che potrebbero essere importanti. La prima riguarda la nostra lista, che è fatta di partecipazione di un gruppo di consistente di sostenitori che viene da un lungo periodo di impegno disinteressato e che ha determinato la scelta anche di molti dei nostri candidati. La seconda è che tutti quei critici che hanno percorso nei mesi scorsi via Aldo Moro verso quella pseudocasta dalla quale molto probabilmente, come abituati, volevano il sostegno, hanno poi ricambiato con la critica, con la diffamazione, con il dileggio gratuito anche sul piano personale delle persone. Noi questo non l'abbiamo mai fatto, perché non abbiamo imposto a nessuno di appoggiarci, a nessuno, ma garantiamo la libertà dei cittadini, se lo vogliono fare, di farlo senza denigrarli. La terza cosa è che molti candidati, molte persone che a noi erano lontani, grazie alla nostra capacità, alla nostra comunicazione, al nostro buon senso, alla nostra capacità di ascolto, al nostro rispetto con la R maiuscola, si sono avvicinati a noi. Evidentemente chi è abituato a ragionare in termini personali non è abituato a queste cose e dà fastidio. Ma un piccolo aneddoto, un piccolo fatto sulle primarie. Le primarie nascono in America, come tutti sanno. Nascono tra i repubblicani e i democratici, no? Perché si contendono la leadership e la candidatura delle elezioni presidenziali. Qui invece è successo di tutto. Evidentemente c'è stato uno sviluppo delle primarie, cioè è successo l'impossibile, come se a livello nazionale Bersani si candidasse contro Fini, no? È successo questo, Pentone. Si sono trovati due candidati, uno da una parte e l'altro dall'altra, e si sono incrociati, così, amorevolmente, si volevano bene, erano amici, per loro la politica è amicizia, non è idea. Pazienza se non la pensiamo allo stesso modo. Per 10 anni sosteniamo questa amministrazione e gli facciamo campagna elettorale. Poi ci inventiamo in alternativa. Allora vanno sempre fatte queste cose, no? E ci sono riusciti per loro, perché non penso che questa comunità si può fare prendere in giro da questi imbroglioni. E hanno creato l'arcobaleno. L'arcobaleno è proprio questo, no? E anziché il simbolo del PD, gli elettori oggi si trovano con le 326 persone tradite. Alcune sono state costrette da casa ad andare, anche che non stavano bene, a votare perché dovevano sbarazzare altri che oggi li devono sostenere, e hanno creato questa lista. È vero, siamo veramente diversi, come diversi sono i nostri interessi dai vostri. E quindi praticamente, stai calmo, praticamente hanno violato anche i loro regolamenti. Bisognava essere iscritti, simpatizzanti per fare il regolamento. Bisognava essere iscritti e simpatizzanti per votare o non appartenere ad altro progetto politico. Chi ha un'idea politica appartiene necessariamente a un altro progetto politico. Gli ibridi non appartengono a progetti politici. Quindi no. Trattano praticamente il progetto.
anche in campo regionale oltre, non dice una parola. Nessuno degli altri due candidati ha detto una parola, tranne una. Siamo tutti legittimati a candidarci, però volevano la sintesi che non sono mai riusciti a realizzare, e questo tutto in un silenzio assordante. Non si parla più di risultato, non si parla più di confronto. Noi, diversamente a loro, pensiamo di avere fatto un percorso molto più coerente, perché la coerenza è vero e difficile da realizzare, però noi con sacrificio continuiamo a difenderla, quella coerenza. E allora vorrei dire a qualche amico delle altre liste che noi non siamo animati da dimostrare o da realizzare vendette, né da dimostrare a tutti i costi la discontinuità. Quella intanto ce l'ha chiarita ieri sera il sindaco Raffaele Mirenzi, che ha detto di aver avuto anche in quei tempi in cui nei giornali apparivano anche delle cose un po' nefaste, di aver avuto una minoranza responsabile, una minoranza che sapeva dire di sì e che sapeva, scusate, dire di no. Ma c'è qualcun altro che questa discontinuità vorrebbe utilizzarla a tutti i costi? No. Noi non abbiamo condiviso quando non abbiamo dovuto condividere le scelte politiche, ma abbiamo dato la massima solidarietà. Qualcun altro dovrebbe spiegarci dove era 10 anni fa, con chi sta oggi, se sta con chi magari legato da relazioni genetiche criticava ed era contro per sostenere un candidato del PD all'epoca, mi pare di essere, che poi non votava e votava tutt'altro, e cosa pensava dei suoi attuali sostenitori. Ecco, in questa la memoria è importante, è importantissima la memoria, perché queste persone che oggi sono in alternativa, hanno detto, in alternativa, io quel termine lo sono fissato da anni, sono cresciuto sempre con l'alternativa, immaginatevi, ci facevano i mediatori, dovevano mediare tra me e Mario Marino all'epoca, per capirci il grigio, mi chiedo scusa Mario, lo so, non ti offendi. Io avevo preparato anche una risposta sullo staff, ma quello poi magari lo facciamo dopo. Quando si parla di contratti è meglio avere con persone competenti questo confronto. Praticamente c'è una nota, in virtù di quelle scelte di 10 anni fa, che di Pentone il 13 febbraio 2012. Niente più personalismi, niente più logiche familiari, niente più io, niente più politiche della vendetta, vogliamo concretezza e così via. Esattamente violate 10 anni fa, quando in virtù di istanze di tipo personale votavano contro un candidato del loro partito e seguivano le logiche dei loro interessi. Perché era arrivato un ordine di scuderia, lo stesso ordine che qualche fans oggi parla del capannone da buttare, no? I verdi pronti, però dimentica che lui era tra quelli 10 anni fa, perché aspettava il consenso su scala provinciale, vista la grande esperienza amministrativa a livello locale, i grandi risultati conseguiti. E allora vedete il mondo e la memoria come è importante. Vi mostro una cosa molto interessante di chi non era interessato a candidarsi a sindaco. Questo è un post che è apparso su Facebook da un candidato coerente, democratico, partecipativo e rispettoso, praticamente pubblicato in aprile, mi pare, dell'anno scorso. Praticamente si rivolge a una persona che è l'amico Rosario Rubino, quello che ha fatto i primi 100 giorni a 3 o 4 liste a Pentone, per capirci. Io avevo 10 copie a casa, sempre i primi 100 giorni, cosa farete? Noi partiremo dalla differenziata, dal palazzetto, dagli anziani, dai giovani, sicuramente. Allora dice, ti risulta, caro Rosario, che in questi anni abbia prestato mai per una candidatura? No, mai impegnato. Allora dice, ma mi pare piuttosto che nelle varie attività in cui mi piace
essere impegnato, mi ritrovo a fianco di tanti papabili, c'ero anche io tra quelli, però ci sono arrivato lo stesso, sindaci per le prossime elezioni, quindi nemmeno parteggio per qualcuno. Caro Rosario, insomma il tuo errore consiste nel pensare che almeno per quanto mi riguarda dietro l'iniziativa ci sia la voglia di candidarmi. Ciò che faccio e ciò che mi piace prima di tutto e poi ciò che secondo me potrebbe contribuire e così via. Ribadisco però ancora una volta, se c'è una via di uscita, quella è la via della politica seria e alternativa, ma non per forza, ascoltate, giovanilistica. Oggi si vanta di avere il massimo della... Questa è la persona più contraddittoria e coerente che esista, da giovane, immaginate tra qualche anno. Però poi dice, caro Rosario, allora sarebbe opportuno che tu e tutti quelli che hanno a cuore il mentore siano dalla mia parte. Non come possibile candidato, perché lui non si candida, è stato costretto, non c'erano candidati, poi ne sono usciti altri due, ma come propositore sano di primarie, tot court, anche per...